Poracci, si trattava di GTA 4, non il 5, e lui ovviamente è Mario, il protagonista di Fortnite. Il più rapido di tutti è stato Syndicalip, mentre la risposta sbagliata per eccellenza l'ha data Alexin, Mario is Missing The Definitive Edition. Un porting con qualche problemino, non trovate? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che può essere messo in pausa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché andremo a parlare di un'aggiunta a sorpresa all'interno del catalogo NSO di Nintendo Switch, speculeremo sullo State of Play di questa sera e celebreremo una delle serie più importanti della storia del videogioco. Prima di iniziare però vi invito a usare i trucchi della stamina infinita e a mettervi in marcia verso la conquista di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e ricordatevi di passare in live questa sera alle 22. Seguiremo insieme l'evento PlayStation e si prospetta una serata poraccia al 100%. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e direi di iniziare in stile poraccio al 100%. Nintendo ha anche confermato per il suolo europeo quale sarà la prossima prova gratuita per il Nintendo Switch Online. E udite udite, si tratterà di un vero pezzo da 90, Monster Hunter Rise. Il titolo sarà giocabile gratuitamente da tutti gli abbonati al Nintendo Switch Online dall'11 al 17 marzo. Una settimana bella piena che non a caso coinciderà con il Direct di Capcom dedicato alla presentazione dettagliata del DLC Sunbreak, in uscita quest'estate. Il Sunbreak Digital Event si terrà il prossimo 15 marzo alle 15 ora italiana e c'è molta attesa nei confronti di questa corposa espansione di uno dei titoli più venduti del 2021. Voi siete hype, poracci? Darete una chance a Rise grazie al periodo di prova gratuita? Purtroppo la prossima notizia non è altrettanto entusiasmante. Sempre Nintendo ha infatti ufficializzato l'ennesimo rinvio per Advance Wars Reboot Camp 1+2. Questa volta il gioco è pronto, ma l'azienda nipponica ha rimandato l'uscita, data da destinarsi, alla luce dell'attuale situazione internazionale. Ovvero, senza usare giri di parole, con una guerra che ha coinvolto, se non altro mediaticamente, tutto il mondo, non c'è spazio per un titolo come Advance Wars, che propone una visione stilizzata e fumettistica di un conflitto armato. La decisione è sensata e segue la direzione ormai tracciata da tutti l'industria, ma ora lo possiamo dire ufficialmente. Quello di Advance Wars è il remake più sfigato di tutti i tempi. Chissà quando riusciremo finalmente a giocarlo. E per chiudere paghiamo il dazio all'unico gioco di cui vale la pena parlare in questo momento storico. Chocobo GPM Elden Ring. Nonostante le dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki che possono essere riassunte con potete piangere quanto vi pare, la difficoltà del gioco io non l'abbasso, i giocatori hanno scoperto che in realtà è possibile mettere in pausa il gioco e questa funzione salvifica si può raggiungere senza il bisogno di alcuna mod o hack particolare, ma è più che altro una sorta di bug che sospende il gioco durante la visualizzazione di un determinato menu. Vi lascio in descrizione il link al video dove viene mostrato questo semplice processo, ma fate in fretta perché la pausa potrebbe sparire col prossimo aggiornamento. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e subito, immediatamente, alla velocità della luce va riportata una notizia fantastica direttamente dalle scuderie Nintendo. Quando ormai avevamo perso le speranze, Nintendo, a sorpresa, ha ufficializzato quale sarà il titolo di marzo ad unirsi alla libreria del Nintendo 64 all'interno dell'NSO più pacchetto aggiornato. E tenetevi forte, anzi allacciate le cinture, perché sta per scendere in campo un vero gigante del gaming. Direttamente dalla cassaforte Nintendo, dopo anni di assenza e silenzio totale, la serie di F-Zero torna su console. Abbiamo il seguito di GX, ma che dobbiamo accontentarci della ROM Nintendo 64 di F-Zero X su NSO. Di questi tempi non ci lamentiamo di certo, anzi, questa sarà l'occasione perfetta per riscoprire un capolavoro del passato, una serie ingiustamente dimenticata da Nintendo, tanto che probabilmente i giocatori più giovani conosceranno Captain Falcon solo grazie alla sua inclusione all'interno del roster
Blockbuster di Smash, una comparsata che dice veramente poco sull'essenza della serie. Quella di F-Zero è una saga di corse futuristiche nata con l'intento di mostrare i muscoli del Super Nintendo e del Mod 7, e sebbene abbia trovato il suo massimo esponente nell'episodio per GameCube, il GX, anche F-Zero X ricopre la sua importanza. Si tratta di uno dei pochissimi giochi dell'epoca a girare a 60 fps, con ben 30 concorrenti su schermo. Sebbene la grafica non abbia più l'impatto devastante che poteva avere verso la fine degli anni 90, ci troviamo di fronte a un gioco adrenalinico e frenetico graziato da una colonna sonora spaziale. Nintendo ci ricorda anche che potremo giocarlo online, ma vabbè, sappiamo tutti come funziona il gioco in rete proposto dalla grande N. Comunque, tutto questo conferma anche alcuni punti importanti. Nintendo continua a fare un po' come gli pare, ma sembra intenzionata quantomeno a garantire una pubblicazione mensile all'interno dell'NSO. Sarebbe stato corretto annunciarlo in concomitanza con l'arrivo di Majora's Mask, e questo mese ci avrei visto bene altri giochi. Kirby per celebrare l'uscita del primo episodio in 3D, o magari Pokémon Snap per ricadere vicino al Pokémon Day. È anche vero che così marzo diventa il mese dei racing game su Switch. Tra Chocobo GP, il pacchetto aggiuntivo di Mario Kart 8 Deluxe e F-Zero, questo è un mese grandioso. Fatemi sapere nei commenti se conoscete la serie di F-Zero e se siete incuriositi da questo annuncio a sorpresa. E fidatevi di Poro, provate F-Zero X, non ve ne pentirete. Ma andiamo avanti perché l'evento di oggi è targato Sony. Questa sera alle 23 ci sarà uno State of Play su cui sono puntati tutti i riflettori della stampa, perché dopo l'uscita di GT7 la lineup di PlayStation si ritrova in un momento un po' di stanca. Cosa possiamo aspettarci da questa presentazione? Allora, sul PlayStation Blog abbiamo avuto le prime informazioni a riguardo. Si tratterà di una presentazione piuttosto breve, solo 20 minuti, e non ci sarà spazio per il PlayStation VR 2 e la sua lineup. Lo State of Play si concentrerà maggiormente sugli sviluppatori giapponesi, il che è un indizio che apre a delle interessanti speculazioni. Se si parla di Capcom, ci si potrebbe aspettare una bomba finale con il tanto vociferato remake di Resident Evil 4, o per rimanere più con i piedi per terra, magari un DLC di Resident Evil 8. Di Konami possiamo parlare all'infinito, ma ormai ho la nausea dei rumori riguardanti Silent Hill e il remake del primo Metal Gear. Molto più probabile la presenza di Square Enix. Abbiamo in ballo Final Fantasy XVI, anche se le prossime informazioni dovrebbero arrivare in estate, e c'è sempre quel rumor riguardante la remaster di Final Fantasy Tactics e la speranza che le pixel remaster degli FF classici arrivino anche su console. Aggiornamento all'ultimo minuto, è stato appena scoperto che durante lo State of Play verrà rilasciata una demo di Final Fantasy Origins. Quindi Square Enix c'è. Una bella sorpresa potrebbe essere il reveal del nuovo progetto del team Asobi. Dopo Astro's Playroom sarebbe bello vedere Sony dare allo studio carta bianca con un bel budget, ma è il rischio che Astrobot diventi l'icona della prossima generazione di VR, con un titolo pensato appositamente per lanciare il PSVR 2, è molto alto. E per chiudere, in soli 20 minuti vedo molto difficile la presenza di Spartacus, il servizio che dovrebbe accorpare il Plus e il Now in un unico abbonamento. Passaggi così importanti richiedono di essere spiegati al meglio e vanno presentati senza distrazioni, quindi non mi aspetto stravolgimenti sotto questo punto di vista. Noi ci vediamo alle 22, mi raccomando, non mancate, ma intanto ditemi che speranze avete per questo State of Play. E visto che abbiamo parlato proprio al volo di Final Fantasy XVI, chiudiamo parlando proprio di questa storica saga di JRPG, perché anche se magari non si tratta direttamente del prossimo capitolo numerato, all'orizzonte sono previste parecchie novità riguardanti Final Fantasy. Square ha messo in piedi un sito dedicato al 35esimo anniversario della saga, tanto elegante quanto spoglio, almeno per ora. Il portale ricorda l'importante compleanno e invita i giocatori a tenere gli occhi aperti perché il publisher creerà nuovi emozionanti modi per godere dei mondi di Final Fantasy. Tra i giochi presenti per ora figurano soltanto Strangers of Paradise e Chocobo GP, seguiti da un bel e altri in arrivo. Bellissimo poi il messaggio di Yoshinori Kitase, che dà letteralmente i numeri e ancora una volta promette un anno ricco di novità. Comunque fa piacere che Square abbia deciso di celebrare adeguatamente i 35 anni di Final Fantasy, dopo un primo momento in cui sembrava ci fosse intenzione solo di ricordare il 25esimo di Final Fantasy VII. Il nuovo artwork è fenomenale, i titoli in ballo, tra Final Fantasy VII Remake Parte 2 e Final Fantasy XVI, sono attesissimi e non ci resta che aspettare.
Secondo voi, che reveal vedremo quest'anno a tema Final Fantasy? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, l'appuntamento è per questa sera alle 22 sul sito Viola, trovate il link in descrizione, non mancate perché secondo me in questo State of Play ne vedremo delle belle. Altrimenti ci vediamo domani con un nuovo video, tra l'altro sarà il Mario Day, quindi aspettatevi qualcosa di particolare e celebrativo. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro State, Michele Zero, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Rosso su rosso.